Questo invece è il Tatsunoko Hero Collector Box, realizzato in collaborazione con la Kodansha. Andiamola ad aprire. Eccolo qua. Vabbè, me lo sono fatto autografare da Roberto. Allora, il box contiene già subito, vediamo, un portfolio con disegni. Questi sembrano di... Ecco, aspetta, metto un po' più in basso. Allora, disegni di Ippei Kuri. Kuripei. Sembrano tutti suoi. Ci sono questi disegni. Eccola. Comunque il formato, forse è un A4, forse mi sembra un po' più grande come formato. No, ma mi sembra sono A4 stampati su cartoncino, quindi allora, e poi abbiamo qui la famosa illustrazione realizzata da Roberto, che vedete anche sulla copertina dell'articolo in questione. L'articolo su Roberto, e se ci fate caso, qui c'è Takoro al posto di Gigi La Trottola. Questo perché? Perché Gigi La Trottola, pur essendo stato prodotto dalla Tatsunoko, non è comunque un prodotto originale Tatsunoko, era un fumetto di un altro disegnatore che adesso non mi sovviene il nome. E quindi alla fine si è optato per togliere l'immagine di Gigi La Trottola e Roberto ha inserito Takoro. E comunque ci sono tutti i personaggi della Tatsunoko, dagli eroi, i Tatsunoko Hiro come Gatchaman, Kyashan, Polimar, Tekkaman, ci sono Paul, Fantastico Mondo di Paul, il Mago Pancione, l'Ape Maga, Mute King, Temple e Tantan, Kurenai Sanshiro, Vero Judo Boy, Yattaman, Guzura, e insomma un po' tutti i personaggi riproposti qui sul Tatsunoko Collector Box. E all'interno di ognuna di queste scatole ci sono degli oggetti. Ci sono manga, CD, qui c'è il CD. Allora, cosa conteneva questo desktop? Questo dovrebbe avere le immagini per il computer, per il desktop, cose così, adesso non me lo ricordo bene. C'è un manga. Ah, video brutti. Come fanno con i Nibiru? Ne faranno 80. Cioè, ragazzi, non mi esce fuori. Aiuto. Eccolo. Un po' di pazienza con la violenza. Troviamo. Vabbè, vi faccio vedere un po' velocemente. C'è il manga, poi ci sono dei pupazzi qua, che mi sembra ci fosse. Ah, qui c'erano. Allora, aspetta. I pupazzi di Yattaman sono questi qua, tipo il maggiolino quello meccanico. Vabbè, questi li vediamo in un altro momento. Pupazzi, pupazzetti. Questa è la macchinetta di Match Go Go. Chi è? Oddio, ho paura. Ta-da! Mamma mia. Mamma mia. È un po' inquietante sto pupazzo, però mi ricorda una persona che conosco. Non faccio nomi. Una brava persona, poi figuriamoci, perché parlarne male. Allora, qui ci sono, c'è il tritrombo. Questo è troppo carino. Questo sì che ve lo faccio vedere. Niente, proprio sul famoso tandem della sfiga. questo è notevole, eh. Il box già vale solo per questo. Poi che abbiamo?
Ah, questi sono trasparentini. Ah, questi sono del Mago Pancione. Sono molto carini. Potevo prendere il box di mia sorella che era già aperto. No, ho dovuto prendere il mio. Comunque c'è il maialino portafortuna che si arrampica sull'albero. Udate buta. Ecco qui, Yattaman. Udate buta. Non so se si intravede il maialino. Poi questo uno che doveva fare. Questo è a Cubicià. Qui uno doveva dipingerli, non il Mago Pancione. Comunque, sempre mondo Tatsunoko. Qui c'è il calendario, mi sembra. Collection. Travel Story. Poster Collection. Buh. Ce n'è di roba qua. Ah, c'è il calendario che si apre. Beh, via. Abbiamo vari poster. Vari poster. Qui abbiamo, allora, procedere uno per uno. Qui abbiamo Teccaman. Poi, niente, qui dovremmo essere in 8 per fare questi video. Ah, bello questo qua. Questo Roberto ha rifatto l'illustrazione, gli avevano chiesto gliela Tatsunoko per fare delle, non so, copertine per DVD, anzi all'epoca VHS, ma il disegno gli è stato rubato. Non si è mai saputo chi sia stato, comunque non c'era più il disegno quando è tornato al lavoro, alla sua scrivania il disegno era sparito. Questi sono i vari poster con chi è Sean Coflander. E qui dentro c'è un altro poster che secondo me se lo apro ci metto una cosa come 40 minuti, quindi lasciamo perdere. Insomma, questo era il box Tatsunoko, sempre con l'immagine di Roberto. È pesantissimo, veramente molto 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 pesante. E io l'ho trovato a 3000 yen al mandarake di Shibuya, ero lì con Roberto e l'abbiamo visto in vetrina, me lo sono preso. Roberto diceva, no, ma che te lo compri a fare? Che ce fai? Vabbè, che ce faccio? Sono 25-26 euro, non è che vado fallita. E me lo sono fatto autografare e sicuramente per i fan Tatsunoko è un oggetto molto interessante per la propria collezione. Se lo trovate in asta si trova facilmente, non costa mai moltissimo, quindi io ve lo consiglio. Ecco qua.